è stato molto importante perché siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi potevamo all'inizio del secondo tempo gestire anche questo gol di vantaggio, anche se siamo partiti a 1000 sotto porta, non siamo stati cattivi perché potevamo chiudere veramente la partita già nel primo tempo, ma dobbiamo dare anche meriti al portiere avversario perché ha fatto degli ottimi interventi, quindi onore anche pure per gli avversari se tu una partita non la chiudi nel primo tempo, però siamo una grande squadra e siamo usciti nel secondo tempo con delle palle inattive dove durante la settimana li alleniamo e come dico sempre ai ragazzi le palle inattive sono quelle che ti fanno vincere la partita e infatti a inizio secondo tempo in 10 secondi abbiamo fatto subito il 2-0 su una palla inattiva e lì viene veramente molto molto semplice poi gestire una partita. Primo tempo quindi un solo gol, nel secondo ben 5, ha detto qualcosa di particolare forse negli spogliatoi, anche dal punto di vista psicologico? No, di particolare non ho detto niente, ho detto soltanto di essere cattivi sotto porta, questa è la cosa, per adesso la caratteristica diciamo che ci manca a noi, perché siamo una buona squadra, giriamo la palla, quindi dobbiamo cercare soprattutto di essere veramente cattivi sotto porta perché queste partite rischi veramente di pareggiarla oppure di perderla come è successo in qualche partita. Si dice che per scaramanzia non si guarda la classifica, ma io le chiedo, lei la comincia a guardare visto che la sua formazione è a 10 punti al primo posto in solitario? Ma ti dico, io sono un ragazzo, mi conoscono tutti, sono un allenatore, anche un ragazzo molto sincero. E quando si vede una squadra dell'Oiato in una C2 con dei giocatori del genere, il problema è se non si vince, no se si vince. Quindi io lo sapevo che avevo una squadra attrezzata per vincere, quindi per me, tra virgolette, è anche una cosa normale essere là sopra. Non è una cosa normale se non ci fossimo là sopra. Adesso invece pensiamo e parliamo soprattutto la prossima partita contro il Sicilia Futsal, una gara di campionato. Le chiedo un pensiero sulla prossima sfida. Ma già, come si vede, si è visto in altre partite, andiamo a giocare in un sintetico dove e noi il sintetico lo soffriamo, quindi perché siamo tutti giocatori veloci e tutti giocatori che sono abituati a giocare sul parquet, quindi questa settimana cercheremo di allenarci pure noi sul sintetico e farci trovare pronti nella partita di sabato, perché è una partita molto importante, perché poi andremo a affrontare altre partite molto delicate del campionato, quindi sabato è una partita da 3 punti per forza deve essere.